Eder, Mech, Pallister. C'è un aspetto sottovalutato riguardo alla scoperta che Sebastiano avrebbe fatto frugando in un cassetto della cucina. A prescindere dalla strana coincidenza dell'apparizione della matassa di spago con la presenza di una giornalista amica, guarda caso di quarto grado, la quale ancor più stranamente gli avrebbe chiesto una penna. Bisognerebbe prima di tutto comprendere quale logica abbia indotto Sebastiano a presumere che quel gomitolo fosse di interesse per gli investigatori, e o che la polizia non lo avesse notato durante la perquisizione. Ne poteva sapere se, e perché, gli agenti lo cercavano. Secondariamente rimarrebbe da capire quale premura abbia indotto Sebastiano ad insinuare che quella matassa fosse stata introdotta furtivamente, da qualche estraneo che cercava di inguaiarlo. A ben vedere, pur volendo credere che in quel cassetto Sebastiano non ci aveva mai guardato prima, poiché consacrato a Liliana, rimane da chiedersi come poteva dunque sapere che non contenesse il gomitolo. Avrebbe potuto trascurare tale scoperta, che tutto sommato, anziché supportare e promuovere, l'ipotesi del suicidio, ovvero che Liliana avesse in casa tutto il necessario, alimenta ulteriori sospetti sulla sua responsabilità, avendola al contrario ostentata. Urgono alcune riflessioni sul suo reale e concreto interesse. Uno spunto investigativo interessante è la modalità con cui il nostro arrotino confezionava i coltelli affilati da restituire alle pescherie. Chissà se anche lui, come i colleghi del mestiere, usava carta spessa, sacchetti e spago. E se normalmente ne teneva scorta in laboratorio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.